In casa Juve il sogno può diventare realtà. Attenzione perché si stanno mettendo le basi per qualcosa di importante, si stanno mettendo le basi per qualcosa che secondo me davvero può trasformarsi in qualcosa di molto interessante. Capiamoci qualcosa perché detta così francamente mi rendo conto che ha poco senso. Io però vi ricordo un paio di cose. La prima, scaricate OneFootball. Perché? Perché un concentrato di notizie e di informazioni straordinarie a costo zero. Qui sotto trovate il link per scaricarla gratuitamente, non ci sono abbonamenti, registrazioni, non c'è niente, dovete semplicemente cliccare su questo link e automaticamente avete quest'app sul vostro cellulare che è un contenitore di notizie sulla Juventus stratosferico, scaricatela assolutamente. Secondo appunto molto importante, supportate FCM Sport, lasciate un like a questo video, iscrivetevi, perché? Perché qui trovate tante informazioni sulla Juventus, anche qui troverete contenuti tutti i giorni, ogni giorno, su tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma anche sul mondiale. Perché domenica comincia il mondiale, quindi bisogna essere preparati per questo mondiale. Avremo contenuti e quindi contenuti giornalmente, quindi ogni giorno avrete i post partite, tutte le partite del mondiale. Quindi iscrivetevi al canale se l'avete fatto e supportateci. E allora, il sogno classico di ogni tifoso della Juventus qual era? Quest'estate potevamo dire, francamente, quello di vedere in bianco nero, rivedere in bianco nero Paul Pogba. E quindi quest'estate si pensava, la Juventus ha bisogno di un centrocampista di qualità ma anche di quantità. Chi riesce a abbinare benissimo le due cose? Pogba. Ma molti dicevano, chi riesce a farlo al meglio nel 2022? E la risposta era una. Ed era, chiaramente, senza ombra di dubbio, mi verrebbe da dire, il buon Sergej Milinkovic-Savic. Ecco, l'estate si è preso Pogba e quindi si è accantonato il sogno Milinkovic. Ma attenzione, perché si sta riaprendo una porticina interessante. Andiamo con ordine, che ci sono vari passaggi da seguire. Io credo che fino all'ultimo bisogna raccontare per bene le cose riguardo a Milinkovic. Si potrebbe realizzare il sogno di costruire per la prossima stagione un centrocampo composto da Pogba e Milinkovic, che secondo alcuni scettici potrebbe essere inconcludente, impossibile da realizzare. Io credo invece che sarebbe un centrocampo letteralmente mostruoso. Lo stadium durante Juventus-Lazio ha fatto l'ennesima mossa di mercato. Ricorderete quando, dopo quell'incredibile rovesciata di Cristiano Ronaldo allo stadium, lo stadio decise di applaudire, di fare una standing ovation per Ronaldo, che in qualche modo lo commosse, lo lasciò di stucco. Dice: ma come, io vengo qua a Torino a farvi vedere i sorci verdi, a eliminarvi dalla Champions League e voi mi battete le mani? Clamoroso. E quindi poi, a distanza di mesi, abbiamo visto che quell'applauso in qualche modo ha aiutato e agevolato quel tipo di percorso e quel tipo di trasferimento dopo, a distanza di pochi mesi. Ecco, quei stessi applausi li abbiamo visti quando, dopo una partita brutta di Milinkovic-Savic a Torino. Nonostante ciò, dopo quella partita brutta di Milinkovic, che è stato sovrastato fisicamente e tecnicamente da Rabiot, è uscito. Nonostante ciò, lo stadium si è alzato tutto in piedi per applaudire Sergej Milinkovic-Savic. Ha sfidato la Juventus, ha perso 3-0, ma nonostante ciò, il pubblico di Torino si è alzato per battere le mani al centrocampista della Lazio. Ora, attenzione, c'è da fare un appunto. C'è stato un incontro, calciomercato.com conferma di un colloquio col club bianconero. Ma prima di parlare del colloquio, partiamo da Lotito, che ha sparato, ha detto: belli gli applausi dello Juventus Stadium, li ho visti, li ho sentiti, molto belli, ma a me non interessa, io voglio 100 milioni. Questa è la risposta veramente lapidaria di Lotito a chi vuole il centrocampista serbo alla Juventus. Ci sono però due aspetti importanti da analizzare. E ora ci arriviamo all'incontro che c'è stato a Torino, quindi tutto confermato. C'è stato un incontro, ma prima dell'incontro va analizzata la situazione contrattuale. Perché se tu chiedi 100 milioni e lo fai 3 anni fa o 2 anni fa, quando sei solidamente all'interno di una sicurezza contrattuale che ti tranquillizza, in questo momento questa sicurezza contrattuale non c'è più, per una serie di motivi. Punto primo, perché il ragazzo, dopo tanti anni di Lazio, ha capito che forse c'è da fare il salto di qualità necessario. Punto secondo, perché il contratto del ragazzo scade nel 2024 e lui attualmente non sembra avere una grande intenzione di rinnovare, non sembra essere predisposto a rinnovare ancora una volta con la Lazio, anzi, sembra che soprattutto nel 2022, in cui tutti i procuratori consigliano ai propri giocatori di non rinnovare, sembra anche lui intenzionato a non rinnovare. Anche perché tutti i procuratori hanno visto che
non rinnovando, non soltanto puoi andare a parametro zero, ma l'anno prima puoi far calare terribilmente il prezzo, perché la paura di andare via a parametro zero ormai è troppo grossa. Guardate l'esempio clamoroso del Milan, che in due estati ha perso Kessié, Çalhanoğlu e Donnarumma. Poi il Milan è stato bravo a sostituirli, però economicamente è un danno clamoroso. Tu da Donnarumma potevi prendere 100 milioni, tu da Çalhanoğlu potevi prendere una trentina di milioni e da Kessié potevi prendere 50-60 milioni di investimento, e invece li hai persi tutti e tre. Nessuno ne parla, ma sono stati tre clamorosi passi falsi per il Milan. Ecco, questo lo titolo vuole evitare, e quindi è chiaro che lui spara e dice 100 milioni, ma 100 milioni non lo puoi mai avere quando il ragazzo ormai ha quasi, non dico 30 anni, ma 28 anni, ma sicuramente è in scadenza. E allora succede che la Juventus, e calciomercato.com lo conferma, ci conferma appunto che a Torino è stato intercettato a colloquio con il club bianconero il procuratore di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, procuratore del centrocampista, che è stato a Torino, ha visto la partita di Milinkovic alla Juventus, allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium, e ha parlato col club di Torino. Attenzione però, perché va detto che ha incontrato anche i dirigenti della Lazio per sentire del rinnovo, ma fino ad ora non si è saputo niente su un possibile rinnovo, anzi, il ragazzo è in scadenza e non si sa nulla. Lui comunque ascolta i dirigenti della Lazio, perché non è lì, non ha detto categoricamente no. Ma in questo momento il ragazzo guadagna qualcosa come 3,5 milioni di euro, vorrebbe fare il definitivo salto di qualità, sia a livello economico che a livello proprio di livello di club. Penso che però allo stesso tempo il suo ingaggio sia fondamentalmente legato a quello del buon Adrien Rabiot, per due passaggi semplici. Punto primo, l'ingaggio che andrebbero a prendere sono simili. Rabiot è in scadenza il 2023 e guadagna 7 milioni più 2 di bonus. Ora, la Juventus, prendendo Savic, spera di poter spendere qualcosa in meno, ma fondamentalmente siamo là. Vorrebbe proporre al ragazzo un ingaggio da 5,5 più 1 di bonus per arrivare a 6,5 totali, che sarebbero comunque meno rispetto a quelli che daresti a Rabiot. Io credo che rinnovare Rabiot e prendere Milinkovic contemporaneamente, avendo già Pogba, è complicato, la vedo complicata, per cui vi dico, l'ingaggio di Rabiot, o meglio il rinnovo di Rabiot, è legato, a mio avviso, all'ingaggio possibile di Sergei Milinkovic-Savic. La Juventus è chiaro che sono del terreno, perché in questo momento non ha il sì di Rabiot, non è sicura che Rabiot possa rinnovare, anche perché gira voce che Adrien Rabiot possa chiedere addirittura di più rispetto a quello che guadagna ora. E se Rabiot chiede più di 7 milioni che in questo momento riceve, è sicuro che non rinnova con la Juventus. Ed è per questo quindi che la speranza della Juventus c'è. Ok, salutiamo Rabiot a parametro zero, ma contemporaneamente ci giriamo dal lato di Mateja Kezman per cercare di trovare un accordo col giocatore. Una volta che trovi l'accordo con il giocatore, la Lazio, che sia potere contrattuale ma ha un solo anno di contratto, non solo può calare di prezzo, quindi non si tratterebbe più di 100 milioni ma un anno di distanza dal contratto, e quindi da giugno in poi secondo me non puoi chiedere più di 50 milioni. Per di più vi dico che, vista l'abbondanza che è a centrocampo, io credo che alla Lazio potrebbero anche accontentarsi di una contropartita tecnica. E se tu tra gennaio e giugno perdi sia Milinkovic che Luis Alberto, che sappiamo essere in rotta con la Lazio, sappiamo che è anni che deve lasciare la Lazio, sappiamo che lui da anni vuole tornare al Siviglia e sappiamo che lui da anni che non si trova più bene alla Lazio, perdere contemporaneamente Luis Alberto e Milinkovic vorrebbe dire che hai bisogno di forze fresche. Io credo che la Juventus, tra tutti i giocatori che ha a centrocampo, tra quelli che sono in prestito e quelli che sono in prima squadra, ha tanti giocatori che possono interessare la squadra di Sarri. Ci sono giocatori tecnici che nella squadra di Sarri potrebbero far bene. Mi vengono in mente una serie di nomi. Vi dico Filippo Ranocchia, in questo momento è in prestito al Monza. Per poter abbassare il prezzo di Milinkovic, voi non lo inserireste? Così come Nicolò Rovella, giocatore che è sempre piaciuto a Sarri, un giocatore qualitativamente parlando interessante, che potrebbe essere il vero erede di Lucas Leiva, visto che fino ad ora non si è trovato un vero erede da quel punto di vista, che Cataldi non convince al 100%. Oppure, perché no, potrebbe tornare in casa Juve quel vecchio nome di cui si parla spesso, sia Arthur, che a Liverpool sta facendo male, ma Arthur fu il nome proprio indicato da Sarri alla Juventus per poterlo prendere. Poi Sarri non l'ha mai allenato, perché quell'estate lui ha saltato la Juventus.
E chi lo sa, di magari Arthur per rilanciare la propria carriera potrebbe addirittura abbassarsi l'ingaggio ma andare a giocare in maniera fissa alla Lazio, e secondo me lì potrebbe con Sarri ritornare ad alti livelli, chi lo sa. E magari quindi a quel punto una valutazione intorno ai 30 più il cartino di Arthur sarebbe tanta roba secondo me per la Lazio, e io credo che sarebbe un affarone. La Juventus in un'estate si libererebbe di Rabiot, che andrebbe a parare da zero, di Arthur, e prenderebbe per 30 milioni Milinkovic. Io metterei la firma domani mattina, nonostante le ottime prestazioni in questo momento di Rabiot. Però io credo che Milinkovic sia stato costante negli ultimi 5 anni. Rabiot è vero, sta facendo benissimo quest'anno, ma in 4 anni di Juve ha fatto sempre male e oggi sta facendo bene. Io mi fido più di un giocatore che ha fatto bene per 4-5 anni di fila, costantemente, e che ora ha un periodo poco di flessione, ma vabbè, rispetto a uno che in 4 anni ha fatto malissimo e ora nell'ultima stagione sta facendo bene. E chiede soprattutto un ingaggio molto più alto rispetto a quello che prende attualmente. Io tra i due, tra Milinkovic e Rabiot, nonostante l'ultima prestazione, continuo a preferire Milinkovic. E credo che il sogno di avere un centrocampo composto da Pogba e Milinkovic sarebbe apoteosi assoluta. Voglio sapere che ne pensate. Intanto, se vale la pena puntare su Milinkovic. Soprattutto a questo punto, in virtù di quello che vi ho detto, chi preferireste tra Rabiot e Milinkovic? Magari qualcuno mi può dire, ma puntiamo forte al rinnovo di Rabiot, perché prendere Milinkovic se hai questo Rabiot? Ci può stare, visto le ultime prestazioni. Però io non dimentico il passato e quindi dico Milinkovic. Voglio sapere da che parte state. Scrivetemi la vostra qui sotto.